Questo programma è offerto da Abba Luxury Estate. Buonasera, 18ª puntata di Pallavolè, arriveremo a quota 20, seguiremo l'Altino fino in fondo, ma questa sera niente Altino perché ha riposato, giocherà nei prossimi due turni la finalissima contro il Volta Mantovana. Di questo parleremo dopo, adesso ho tre pezzi grossi che devo immediatamente contattare, a partire dal presidente della FIBA Abruzzo, bentornato a Fabio Di Camillo, perché dobbiamo fare un bel bilancio, sicuramente positivo, questo lo dico io, ma poi lo dirai anche tu. Buonasera Fabio. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera a un presidente, perché c'è Guido Abbondanza, presidente dell'ABBA Pineto. Noi andiamo per ruoli, caro Andrea Lanci, perché qui abbiamo un presidente, quindi gli dobbiamo dare la precedenza, scavalcando la Serie 2, dove invece resterà con molta gioia nostra la formazione della Seco Service in Pave d'Ortona. Dopo Guido Abbondanza, presidente dell'ABBA Pineto. Buonasera Guido. Buonasera a tutti. I saluti ad Andrea Lanci, che è direttore generale della Seco Ortona, che si chiama Seco ancora per qualche settimana, poi probabilmente cambierà il nome. Ma quello che importa è che l'Ortona, eccoci qua, quello che conta, dicevo Andrea, che l'Ortona possa restare per il 10º anno consecutivo. Signori, sono 10 anni consecutivi, è una cifra bellissima questa, doppia cifra anzi, in Serie A2 maschile, e complimenti, perché è una sorta di, tu l'hai definito miracolo, è così, giusto? È un miracolo. Ma per come si erano messe le cose, no, la settimana scorsa sì. Però insomma, adesso siamo contentissimi tutti, stiamo lavorando. Aspetta, fermati qua, fermati. La tua gioia la esprimerai fra qualche minuto, perché io voglio tornare subito a Fabio Di Camillo, abbiamo il tempo poi per parlare con te, che dovrei andare via un po' prima. Allora Fabio, abbiamo parlato già di elementi positivi, un po' tutti, perché l'ABBA Pineto ha disputato uno splendido campionato, peccato davvero. Diremmo mannaggia, perché era un soffio veramente dal derby, quello di A2 con l'Ortona, però non è così, ma ci riproverà. Allora Fabio, molte cose sono andate per il verso giusto, un'annata tutto sommato, io direi abbondantemente positiva, abbondanza non c'entra, abbondantemente va benissimo, e con questa ciliegina finale che è costituita dall'Altino Tenaglia. Allora, Fabio, che ne pensi tu come presidente? Sei soddisfatto, sì? Ma dunque, tu stai facendo riferimento a quella che è un po' la nostra attività di vertice, che i numeri lo dicono. Stiamo parlando del nazionale, chiaro, poi scenderemo a parlare dei campionati regionali, che sono ancora in fermento, poi vi diremo perché. Che i numeri lo dicono, ci ha visto decisamente molto competitivi, siamo andati molto bene sia a livello di A2 che a livello di A3, cioè a livello di A2 che a livello di B per quanto riguarda di A3 per quanto riguarda la maschile, e adesso, come l'hai definito tu, ci stiamo giocando addirittura una A2 femminile con Altino, e siamo tutti quanti qui a fare il tifo per la squadra di Agnello, del presidente Papa. Io invece vorrei focalizzare l'attenzione su quella che è la situazione attuale in tutti i campionati regionali, che stanno alcuni, direi per fortuna, volgendo al termine, ed altri invece che sono in pieno svolgimento, creando anche qualche imbarazzo e qualche problema di affollamento di tutti i campionati di categoria, delle varie serie D e di divisione, che essendo partiti molto in ritardo si stanno avendo adesso una sovrapposizione, una concentrazione che sta mettendo in difficoltà molte delle nostre società. Di questo noi ce ne dispiacciamo, cioè non dipende tanto da noi, stiamo pagando ancora le conseguenze di quella che è la pandemia. Mi auguro veramente di riuscire a venirne fuori. Faccio un appello qui proprio a tutte le nostre società, perché con pazienza e con ulteriore feroce determinazione riescono a portare avanti i rispettivi campionati, facendo molti molti sacrifici e molte volte mettendo anche, direi quasi, in pericolo l'incolumità delle proprie atlete, partendo anche dal presupposto, qui abbiamo Andrea che è molto più tecnico di me, che molte volte, ahimè, le nostre società magari fanno partecipare lo stesso gruppo di atlete a molti campionati
compromettendone anche quello che sono i tempi della preparazione, i tempi del recupero. E quindi sotto questo punto di vista direi che è chiaro che poi se ne pagano certe volte le conseguenze. Vorrei chiudere, ecco, questo primo giro di considerazione, visto che abbiamo a che fare con due società tra le più importanti che fanno attività al maschile, sottolineando anche con le immagini intanto della partita tra Montesilvano e Campobasso. Sì, e lì stiamo parlando della finale di Serie C che ha visto la vittoria del campionato per quanto riguarda il CUS Molise di Campobasso, una squadra attrezzata con elementi molto esperti, alcuni dei quali un fratello giocava tempo fa anche a Ortona, mi pare, se non ricordo male, in A2, quindi il CUS Molise si era attrezzato per vincere il campionato e alla fine ce l'ha fatta. No, ma io volevo far riferimento invece alla prima finale interregionale che ha visto ai nastri di partenza la Pescara 3 contro la Surf Safety di Perugia e contro la Lube Macerata, e devo dire che con estremo piacere la prima partita che Pescara 3 ha disputato contro la Surf Safety, la del 17 di una squadra vice campione d'Italia, abbiamo vinto, ha vinto Pescara 3 3-1, sì, e quindi si è giocato l'accesso alla finale nazionale contro Lube Macerata, una potenza anche a livello giovanile. Lì purtroppo abbiamo perso, ma io ho colto molto molto positivamente questo segnale che ci dice che in qualche modo stiamo migliorando anche crescendo, a livelli inferiori, crescendo. Ed è fondamentale questa cosa qua. Senti Fabio, mentre vanno queste immagini, ringrazio Fabio Di Blasio in maniera particolare perché ha montato tutta questa parte che vedremo anche fino in fondo, perché ci sarai tu protagonista per la premiazione per i nostri cugini molisani, e salutiamo anche Telemolise, la consorella di TV6. Per quanto riguarda, torniamo un attimo al nazionale, perché tra l'altro ha chiamato in causa anche l'Anci, che sicuramente Andrea poi ti interpellerò a proposito di strutture, ma questo voglio sentirlo anche dal Pineto, perché c'è stato il problema tirato fuori da Mattia Di Gregorio di recente qui, e poi daremo anche qualche buona notizia tra virgolette, insomma, per quello che si può dire buona siamo soltanto agli inizi. Ma torniamo un attimo ad esaminare, ti faccio fare il professore, caro Fabio Di Camillo, e devi mettere il voto alle nuove squadre abruzzesi nazionali, poi torneremo al regionale senz'altro perché il tempo c'è. Allora io ti instrado e tu poi metti subito il voto. Voto alla Sieco Ortona A2 maschile, naturalmente stagione 2020-21, mi sembra ovvio. Ah, direi un bel lotto. Non so se Andrea è d'accordo. Ti ha minacciato Andrea, ti raccomando, sii generoso, ti ha detto. No. Ti ha fatto uno sguardo. Non lo sapevo questa cosa qua. Va bene. Pineto, adesso. Pineto 9. Pineto 9. Allora sì, è più raccomandato Guido Abbondanza. Avrei dato 10 se ce l'avesse fatta essere promosso, ma 9 se lo merita tutto, dai. Guido, quanto ti costerà questo 9? Vabbè, una pizza. Una pizza, se l'è cavata con una pizza, si è dissanguato quest'anno il presidente, che è rimasto solo lo spazio per una pizza. Va bene, allora ottimi voti. Passiamo alla B maschile, dove ci sono due formazioni abruzzesi, tra l'altro Alba Adriatica, una matricola. Beh, io direi sicuramente positiva, ma il voto positiva la stagione, il voto però lo voglio sentire da te. Direi 7. Sette. Beh, cioè, più della sufficienza, ma direi che alla fine buono, dai, un buon risultato. Concordo con te per il voto finale per la squadra di Petrelli, che saluto. Paglieta. Paglieta, il voto facciamolo dare ad Andrea, va. Adesso abbiamo anche il palleggiatore. Andrea, dai il voto, va. 8 al Paglieta. Ecco, bravo. Io avrei dato anche 7, ma 8 va bene lo stesso. Dai. Vabbè, se lo dice il palleggiatore. È stata una giornata difficilissima. È vero, con tante problematiche. È vero. Sappiamo benissimo come sono andate le cose. Bene, qui finora nessun 6, ma Altino vuoi che lo mettiamo insieme? Altino al momento darei 9, pronto ad alzarlo in caso di. Non lo diciamo, dai, su. Va bene, io già metterei un 9,5, dai, si può mettere anche quel mezzo voto in più, perché è l'unica sopravvissuta fino in fondo, è arrivata in finale, quindi già questo ridonda a merito e a lode per una società, tra l'altro, che fa
cose incredibili con i mezzi che ha a disposizione, e questo è merito soprattutto di un certo Aniello Papa, bravissimo. Sì. Per quanto riguarda Chieti, la squadra della Connetti, B1 femminile, altra formazione, beh, insomma, di guai veramente ne ha avuti tanti, non è un alibi, però è un attenuante senz'altro. Certo, credo che sia proprio tra le squadre più bersagliate in assoluto a livello nazionale, sì. Per cui anche lì un bel set. Sono d'accordo, perché ha giocato sette partite in meno di 25 giorni, è una cosa pazzesca, da record del mondo. A Rabona siamo passati alla B2 femminile, e a Rabona vedo un po' una smorfia, come dire, ha fatto tanto, poteva fare ancora di più, è così? Sì, ci aspettavamo qualcosa in più. Diamo 7 anche alla Rabona, dai. Però per la fine che ha, cioè per come hanno finito, darei forse anche 6 di meno, però complessivamente un 7 ci sta. Era una bella squadra, sì, bravo. Anche il buon Cesarone, però è chiaro che non è stata neanche fortunata nella gara decisiva per arrivare oltre, questo va detto, e qualche ingenuità di troppo, però effettivamente un bellissimo campionato che diciamo ha sfiorato anche la possibilità di andare fino in fondo. Certo. Allora, Teramo, matricola, B2 femminile sempre. Anche Teramo poteva fare qualcosa in più? Ma a sentire il presidente all'inizio dell'anno, anche per come aveva allestito la squadra, probabilmente ci aspettavamo qualcosa in più. Io dico che in questo caso anche lì un 7 ci può stare, perché significa prepararsi probabilmente meglio alla prossima stagione agonistica, e quindi con un anno in più di esperienza potranno fare le cose ancora meglio. Chiudiamo col Pescara 3, che non è arrivato, contrariamente alle altre formazioni, oltre la prima fase, anche per quello che è accaduto, nel senso che la decisione è stata presa a tempo scaduto, anche da un bel po', oltre il recupero, anche oltre l'extra time. Però è un peccato, perché stava allora decollando anche con l'avvento della Montanaro, se ricordo bene, la centrale, e naturalmente è stato un peccato, perché stava crescendo sensibilmente. Sì. Ha fatto un buon lavoro, infatti darei un 7,5, perché lavorando su un gruppo di giovanissime locali, cioè atlete della società, erano cresciute molto. Ho visto un paio di partite tra l'inizio e quando il campionato diciamo è finito, il livello si è alzato moltissimo, quindi un buon lavoro, complimenti all'allenatore. Bene, alla società. Allora, siccome il nostro Andrea Lanci ha qualche problema di orario, adesso lo interpelliamo, vediamo un po' di attualizzare il discorso dell'Impavida. Ne abbiamo parlato abbondantemente, Andrea sei stato già ospite qua oltre un mese fa, quando la situazione era molto molto delicata. Finalmente ti abbiamo tirato fuori un sorriso. Allora, raccontaci che cosa è successo, naturalmente senza entrare nei dettagli, non li vogliamo sapere, perché la cosa più importante, anche perché non dite nulla, quindi non è che non vogliamo, vorremmo sapere tutto, ma voi a vostra volta aspettate che ci sia un comunicato ufficiale da parte di chi insomma vi potrebbe dare una mano, o vi darà una mano, quella decisiva per l'iscrizione, ne abbiamo parlato abbondantemente sia noi anche sui giornali, per l'iscrizione al decimo anno consecutivo di A2. Allora, raccontaci un po' quello che puoi raccontare, però abbiamo parlato di miracolo, perché in effetti è stato così, cioè la situazione sembrava definitivamente compromessa. Quando sono venuto in trasmissione l'ultima volta, sì, la situazione era un po' complicata, perché noi siamo abituati a lavorare in una certa maniera. E quindi prima di avventurarci in una nuova avventura, appunto, che come ben sapete compromette non solo dei sacrifici, ma degli impegni seri e importanti, visto il periodo di difficoltà, non ce la siamo sentiti di accollarci tutto noi. La situazione era chiara a tutti, il sindaco si è impegnato molto per venirci incontro, chiamando gli imprenditori locali. Si è sforzato veramente tanto, però in un primo momento, nonostante il nostro impegno che rimane all'interno della società, sia come azienda, sponsor, e sia come famiglia, non era sufficiente. Cioè, i venditori, i nostri amici, alcuni dei nostri fornitori hanno dato la loro disponibilità, ma comunque il budget per affrontare un campionato del genere non era stato raggiunto. Fino a quando non si è creata questa opportunità che ci ha permesso
ripartire, insomma. Questa è stata un'opportunità nata in 2-3 giorni, ne abbiamo discusso, l'abbiamo valutata ed è andata in porto. E quindi ci siamo rimessi a lavorare anche per un po' di tempo, però niente, siamo felici. Così affronteremo questo decimo anno con una prospettiva di nuovi progetti, nuove opportunità, nuove situazioni, anche non solo per quanto riguarda questo partner che si affiancherà a noi, ma anche perché gli imprenditori locali stanno dando una mano anche alla società. Diciamo un concorso di situazioni naturalmente a cui ha partecipato anche l'amministrazione comunale, l'abbiamo detto. Certo, l'ho detto all'inizio, soprattutto all'inizio è stato fondamentale, si è speso molto per noi, quindi il sindaco va ringraziato veramente molto. Beh, questo è importante anche perché avere il sostegno istituzionale per una squadra e una società in difficoltà, insomma, credo che sia anche una spinta per crederci fino in fondo. E così è andata, cioè ci avete creduto fino in fondo e siete stati ricompensati forse anche dal destino, perché questa situazione nuova è piombata nel giro di pochissimo tempo dall'alto, così, inaspettato. Credo che sia figlia comunque di tutto il lavoro che nei 9 anni di A2 abbiamo fatto, quello che abbiamo dimostrato attraverso i nostri sacrifici, sia come azienda, sia come famiglia. Ci siamo sempre impegnati molto e alla fine diciamo che l'ingresso di questo nuovo partner un po' ci fa stare un po' più tranquilli, diciamo. Andrea, io credo che abbia pagato, questo lo dico io, diciamo, da giornalista e non da tifoso, perché poi naturalmente noi che seguiamo questo sport in nicchia siamo dei veri e propri appassionati. Però credo che voi abbiate anche raccolto il frutto, questo discorso vale anche, credo che sia d'accordo anche Fabio, il precedente, vale anche per il Pineto e per altre società, lo stesso Altino, eccetera, che abbia pagato moltissimo la vostra correttezza. E soprattutto mi riferisco al rapporto con gli atleti, con le società, con le squadre e gli avversari nel tempo. Cioè siete stati sempre portatori di una società modello che non ha fatto mai mancare nulla ai giocatori, che si è comportata in maniera assolutamente ligia al dovere, eccetera. E naturalmente quando uno si fa una buona immagine strada facendo, è chiaro che poi tutto questo viene restituito sotto diverse forme. Probabilmente anche questo vostro comportamento negli anni vi ha consentito anche di essere credibili agli occhi di questi nuovi, diciamo così, soci, chiamiamoli così per ora. Sei d'accordo? No, sì, sono d'accordo. Io è stato proprio da lì che è partito tutto, appunto perché noi volevamo mantenere quella linea e non ce la sentivamo di intraprendere una stagione piena di insidie così, con i punti di domanda. Noi siamo abituati a lavorare in una certa maniera, ripeto, e quindi volevamo un po' più di certezze per affrontare il decimo anno di lavoro. Adesso diciamo che partiamo da una buona base, siamo più tranquilli, stiamo lavorando sulla squadra, nei prossimi giorni ci saranno novità su questo nuovo ingresso che ripeto non è importante, ma non è il solo, ci sono anche molti imprenditori locali che si affiancheranno a noi, che rimaniamo come co-sponsor importante anche noi dell'Impalma. Quindi sì, comunque sarà la società ultra cinquantenne dell'Impavida che gestirà tutto questo. Potrebbe scomparire, lo abbiamo detto prima, diciamo la sponsorizzazione Sieco sostituita da altri nomi. Non lo so, questo vado un po' a tentoni perché non vi sbilanciate. Sì, poi nei prossimi giorni ci direte tutto. Nei prossimi giorni, sì. Comunque la cosa bella e positiva è che vi vediamo tutti rasserenati, addirittura allegri e contenti, e questo segnale è molto forte, arriva un po' per tutta la regione. Tra l'altro avete avuto anche la solidarietà delle altre società abruzzesi, ci tengo a dirlo, perché lo stesso presidente Guido Abbondanza, vero Guido, se vuoi intervenire,
anche tu più volte detto, mi ha telefonato più volte anche lo stesso Papa per informarsi sulle vostre sorti, io ho cercato di aggiornarli e quando è arrivata la buona notizia ho fatto un po' un giro di telefonate per dire l'Ortone e Salva ci sarà anche la prossima stagione. Guido, sei d'accordo? Assolutamente sì, io non ho mai nascosto nel tempo che è trascorso, anche tempo addietro, non ho mai nascosto quello che è stato e che ha rappresentato Ortona per la pallavolo abruzzese. Io anche un'uscita di scena di Ortona dopo 9 anni, aver mantenuto un profilo alto sotto tutti i punti di vista, e questo noi l'abbiamo respirato anche con i giocatori che abbiamo contattato dal mondo del volley, si respirava un ambiente molto positivo, molto sereno, un ambiente bello ad Ortona, e quindi già aver fatto quello che hanno fatto su 9 anni era un grande successo e meritavano comunque un applauso. Io questo l'ho detto sempre, perché una società di riferimento, una società di modello per il territorio abruzzese, questo l'ho detto sempre. Oggi meritano un doppio applauso perché, come dire, il 10° anno consecutivo, e sono fermamente convinto di quello che avete detto poc'anzi, cioè le occasioni, le opportunità, se la vogliamo chiamare occasione o opportunità, quello che è capitato ad Ortona di questo main sponsor o partner importante, non è che lo si crea così solo perché la famiglia Lanci è una famiglia bella. Evidentemente nel corso del tempo hanno curato rapporti e relazioni e hanno dimostrato sul campo la loro serietà e la loro passione per la pallavolo, e quindi questo che oggi potrebbe sembrare un qualcosa piovuto dal cielo, non è piovuto dal cielo nulla, ma è sicuramente frutto di tutto quello che hanno nel corso degli anni seminato, quindi questo ci tenevo a dirlo. Grazie Guido. Ma è la verità, Andrea, no, è una cosa che Guido pensa. Non c'è da nascondere nulla, è la verità. Guarda, io e la chiudo qua, solo quelli che sono impegnati in prima linea, veramente in prima linea come noi, voi ancora più di noi, possono capire i sacrifici, la passione e i sacrifici in tutti i sensi che ci vogliono per affrontare un campionato nazionale di A2 o di A3, quindi capisco benissimo e vi faccio ancora i complimenti, la chiudo qua. Io aggiungo un'ultima cosa, manca pochissimo alla pubblicità, Andrea, ci tengo a dirlo, l'ho detto anche in circostanze pregresse. Di solito i giocatori si confidano con i giornalisti a bassa voce, con il microfono spento, e se c'è qualche cosa che non digeriscono lo dicono. Io non ho trovato mai un giocatore della società dell'Impavida che abbia avuto da ridire sul comportamento della società, e questo è un ulteriore elemento che rafforza quello che dicevo prima. Veramente complimenti, perché è facile dire, sai, non ci pagano, siamo in ritardo, non si... Invece ho solo avuto note positive. Chiusa sta parentesi, ultima battuta. No, scusa Sergio, volevo aggiungere un altro... A te Fabio, stavo passando proprio la voce e la palla a te. No, perché tra le cose che... Che significa a livello regionale per te che sei presidente avere una squadra in A2 maschile? No, significa molto, ma la cosa che mi ha colpito favorevolmente è quello che nel discorso che ha fatto Andrea, ormai la Sieco Service Impavida Ortona rappresenta un brand che va in giro per l'Abruzzo, e quindi il fatto che ci siano stati degli imprenditori di Ortona che hanno, tra virgolette, capito questo e che si sono impegnati per far sì che questo valore, questa notorietà, questa immagine della loro città possa continuare a così essere spesa a livello nazionale, mi fa estremamente piacere. È chiaro che nessuno lo fa più per sport o per beneficenza, e la capacità, la credibilità, come hai detto tu, del prodotto Impavida è stato fondamentale per far sì che questi imprenditori oggi si avvicinino in un momento economicamente, tra virgolette, non semplice, ma il fatto che ci siano state delle risposte anche da parte di operatori locali, io lo ritengo una cosa molto molto importante, ed è anche un segnale positivo per altre realtà
tipo appunto Pineto piuttosto che Altino. Cioè, lo stesso Altino, se si affaccerà, come io spero e auspico, al nuovo scenario della due femminile, avrà delle carte da giocarsi, da spendersi, per far sì che anche lì magari entrino nuovi partner ad affiancare questo brand che si andrà a competere in un contesto nazionale, quindi con buone possibilità di comunicazione e quindi anche di ritorni per le aziende che decideranno di investirci attorno. Bene, prima di chiudere, perché c'è la pubblicità, Andrea, l'ultimo saluto a te. Torneremo a parlare naturalmente dell'Impavida anche per quanto concerne la squadra che state ricostruendo quasi da zero, perché non c'è quasi più nessuno, neanche Pesaro, che credo che sia passato ufficialmente al Pineto, giusto? Almeno è rimasto in Abruzzo, lui che è di Chieti. E allora, Andrea, che squadra sarà? Cioè, chiaramente senza fare nomi, perché non ne avete, credo che tu non abbia nessuna novità ufficiale, no, giusto? E ancora presto. Sono andati via tutti, c'è rimasto solo chi? Beh, della squadra dell'anno scorso stiamo lavorando per partire qualche ragazzo, vediamo, però adesso è inutile dirti qualcosa perché ne stiamo trattando. Il palleggiatore ce l'hanno. Come? Il palleggiatore già ce l'avete. Il palleggiatore? Lanci. Il palleggiatore, sì, stiamo chiudendo, cioè, ci siamo. Ma ti riferivi all'usato sicuro tu, Andrea? Io mi riferivo all'usato sicuro. No, io come giocatore ormai sono... No, io a te mi riferivo. No, sono... Per il palleggiatore, la battuta finale e poi la pubblicità, e salutiamo anche Andrea Lanci che deve andare via. Di grazie a tutti. Io, potrebbe essere un abruzzese, almeno questo lo posso dire, il palleggiatore. Potrebbe essere. Come non potrebbe essere? Questo lo sto dicendo io. Vabbè, scopriremo l'arcano fra 7 giorni, tante cose da dire sull'Impavida. L'importante è che restiate per il 10° anno consecutivo nel campionato di A2 maschile, che onora naturalmente tutta la regione. Grazie Andrea Lanci. Grazie. Adesso grazie. Ciao, un saluto a tutti. Ciao Andrea. Ci vedremo con Fabio e Guido. Via. Bene, eccoci qua in diretta. Allora, ripartiamo subito dal nostro Guido Abbondanza, perché anche lui deve congedarsi prima, così concluderemo in bellezza con il nostro presidente. Allora, non abbiamo detto niente con l'Impavida dal punto di vista dell'organico, perché ne parleremo nella prossima puntata abbondantemente. E allora, con te invece facciamo subito i conti, perché la squadra è quasi completata, mancano 2 o 3 pezzi, è così, cioè 2 martelli e 1 opposto. Ho detto una cosa impropria? In che senso? Mancano? Mancano nel senso per completare la squadra che sembra essere già quasi al completo. E ripartiamo, allora io ti dico dei nomi, tu mi dai conferma, ma dovrebbero essere questi. Partiamo dal libero citato poco fa, Giancarlo Pesaro, conosco molto bene per altre ragioni, Giuliani, l'altro libero, per quanto riguarda i palleggiatori confermatissimo Mattia Catore, ma con lui ci sarà Leoni, quindi già è una squadra aggressiva, Leoni è il massimo. E allora, Calonico, centrale, giovanissimo esordiente di 40 anni, complimenti perché veramente è una salute d'acciaio questo giocatore, di Sulmona se non sbaglio. Sì, Sulmona. Molto amico di Pietrino Di Meo, quindi fratelli quasi. Poi Persoglia che viene dal Taranto e il giovane Montanaro, ex Gada, Pescara 3, non solo, l'abbiamo detto anche l'altra settimana. Poi il Link non è soltanto quello dello Zoom, ma è anche un vostro giocatore, cioè l'opposto, che si chiama Link, svedese, dal Sabaudia. E poi naturalmente l'abbiamo lasciato per ultimo, per la squadra che ha riconfermato Rovinelli, che non c'era più qualche mese fa, è tornato sulla ribalta e sarà il vostro allenatore. Il pezzo pregiato l'abbiamo lasciato in fondo, ma è stato uno dei primi acquisti, cioè Matteo Bertoli. E questa è un po' una perla, giusto? Un fiore all'occhiello. Sei d'accordo con me? Sì. Sì, dunque, dico che non è stato semplice fare la squadra quest'anno, perché le altre squadre sono partite subito molto forti.
a differenza di quello che io mi aspettavo, della congiuntura che stiamo vivendo, del momento particolare, diciamo, post-Covid, perché comunque ancora viviamo in un contesto ancora di emergenza sanitaria, stiamo vivendo un post di un'annata che tutti quanti si sono lamentati per effetto della mancanza di pubblico, quindi della mancanza di introiti da parte di sponsor. Io mi aspettavo che la campagna acquisti partisse un po', come dire, non dico in sordina, però non con i fuochi d'artificio. Invece le altre squadre, i nostri competitor, sono partiti molto forte e non è stato facile, come dire, fare la squadra. Noi fortunatamente abbiamo puntato subito sul martello di altra categoria, che è Bertoli, e ha accettato quello che è stata la nostra proposta, il nostro invito di venire a giocare a Pineto, e diciamo lì siamo partiti molto bene. E poi ripeto, non è stato facile perché c'è stato un forte accaparramento di giocatori di alto livello, che sono scesi anche dalla A2 per fare squadroni forti in A3, e abbiamo avuto qualche difficoltà, però come dire, adesso queste difficoltà le abbiamo in qualche modo colmate, e oggi possiamo dire che abbiamo allestito un roster perlomeno che io avevo detto a fine campionato che quest'anno il nostro campionato doveva essere perlomeno come l'anno scorso, e quindi dovevamo organizzare perlomeno una squadra che ci desse le stesse emozioni, le stesse prospettive dello scorso anno, se non di più. È inutile, cioè, vincere non è facile, però l'ho detto sempre, ce lo siamo detti sempre, però ecco, ci vorremmo provare, ecco, diciamo così, ci vorremmo provare anche quest'anno, e quindi riteniamo di aver allestito una buona squadra. Però ripeto, ho visto i nostri competitor che sono partiti molto forte e hanno allestito squadre importanti, da Aversa, Lecce, Tuscania, tutti squadroni, quindi vedremo. Guido, allora io ho detto che mancano ancora 3 pezzi, tu ci puoi anticipare qualcosa? Intanto per l'altra banda, la diagonale. L'altra banda stiamo in chiusura con, però non lo posso dire perché siamo in chiusura, non so se poi darò una notizia falsa e quindi non vorrei darla, però diciamo che abbiamo chiuso, ecco, manca l'ufficialità, però non lo dico per scaramanzia. Una banda che l'anno scorso ha fatto molto bene. Come? Mica posso aspettare mercoledì prossimo, siamo al 16 di giugno, poi devo aspettare. Magari stasera sento Massimo Forese, se mi dà l'ok per poter dire il nome, te lo comunico. Dai, diciamolo, almeno questo, facci questo. No, qua. Però è una banda di equilibrio, siccome noi abbiamo preso Bertoli, che è un attaccante forte, ma un attaccante puro, quindi al fianco avevamo bisogno di un ricettore bravo, un ricettore che desse equilibrio alla squadra, e di ricettori bravi che sappiano pure attaccare. Insomma, questa è una caratteristica che non si trova molto facile, anzi molto difficile, un ricettore bravo e che sappia anche attaccare. Ritengo di aver chiuso con un martello che giocava nel nostro campionato l'anno scorso e che ha fatto molto bene ed è arrivato fino in fondo come noi, quindi questi sono gli indizi, però non posso dire il nome. Non vorrei essere smentito, ecco, tutto qua. Mi faccio spendere la trasmissione, vado a consultare tutto quello che è successo. Però ecco, ho dato molti elementi di riferimento. Cioè dai punti di riferimento, ma mica posso aspettare domani, ormai la trasmissione sta per concludere. Ma se non c'ho la firma, senza la firma ce la metto io, c'è un giocatore che non ha firmato. Ce la metti tu, no? Va bene. Ma fine che mi prendo pure una denuncia. Non ho capito. No, mi prendo pure una denuncia se annuncio un giocatore che non ha firmato. Ah, vabbè, siamo in trattative con?
No, ma teniamo la suspense, dai, non dire niente. No, poi esce sui giornali. Io però vi posso garantire che. Vi posso garantire che è un martello di equilibrio, che è molto forte in ricezione, bravo questa in attacco, l'hai già detto. Che noi stavamo cercando. L'hai già detto, questo è il fumo negli occhi, quindi non serve a niente. Il nome? Ancora. Allora, posso dire una cosa, Fabio, Sergio? Fabio, sei testimone, non l'inviterò mai più. Il presidente. No. Dai, allora, almeno facci sto regalo, tanto siamo a due puntate dalla conclusione. Non ce lo fai? Guarda. Questo regalo, questo nome. Del nome? Niente. No, non posso. Capatosta, questa colpa di Massimo Forese, vabbè. Non posso. Lasciamo perdere, questa me la segno al dito. Andiamo avanti. Allora? Sì, posso fare due o tre domande su questi nomi ci sono già. Allora, domanda numero uno, qui del nuovo palleggiatore, che io onestamente conosco poco, è all'altezza di quello che è appena andato via, che secondo me era uno dei punti di forza della squadra. Esatto. Allora, noi riteniamo di sì, è un giocatore che già ha giocato a categorie importanti, quest'anno sta facendo, è vero che sta in B1 a Civita Castellana, sta facendo i playoff, però è un giocatore che per sua scelta era sceso di categoria, ma è un giocatore che ha palleggiato in A2 con Tuscania, quindi un palleggiatore che ha avuto un trascorso ad alto livello, e l'anno scorso ha fatto una scelta di vita, quella di rimanere là, però è un giocatore che ha le caratteristiche che noi chiedevamo e riteniamo che possa sicuramente fare il caso nostro, ma ripeto, non è stato facile, come dicevo prima. Per esempio Partegno io l'avrei tenuto tutta la vita, io, come dire, ero innamorato come ragazzo non solo per le sue gesta atletiche ma anche a livello umano e personale, però quando dopo di fronte hai una Superlega, un ragazzo di 25-26 anni, capisci che non ci sono motivazioni che tengono per rimanere in Serie A. L'opposto farà gli stessi punti dell'opposto che è andato via? L'opposto è un opposto mancino e già per questo è molto più difficile da marcare, da tenere. È un ragazzo che comunque anche lui ha fatto dei trascorsi più importanti, è nella nazionale svedese, è nell'opposto della nazionale svedese. Quindi, sì, quindi io l'ho visto giocare contro di noi, mi fece subito una grossa impressione e dissi a Massimo Forese, al direttore sportivo, che se non, come dire, c'erano le condizioni, volevo prendere questo ragazzo. Infatti a fine campionato abbiamo puntato subito su di lui, è stato il primo acquisto che abbiamo fatto. Morelli con Trillini è finito alla Versa, giusto? Io adesso Morelli è finito ad Aversa insieme a Trillini. Su Trillini mi dispiace di più. Allora, ascoltami Guido, o mi dici il nome o ti dico quello che penso io di quello che state facendo. Qual è questo nome del martello? Ancora. Allora, se non me lo vedi, io ti dico che secondo me è un peccato davvero aver smobilitato una squadra così forte. Giovane, brillante, bellissimo il gioco, compreso l'allenatore che metto in primo piano, senza nulla togliere a Rovellini, che è una persona tra l'altro serissima e che lavora bene anche con i giovani. Però sinceramente a me dispiace la smobilitazione totale, perché questo è un peccato davvero, perché è una squadra che mi è piaciuta, Sergio, una squadra entusiasmante. Posso risponderti? Sì, con sincerità. Con sincerità. Allora, io avevo dato input a Massimo che quelli che potevamo tenere li dovevamo tenere tutti, e in primis Claudio Cattani, ok, che è un giocatore fortissimo, ok, d'accordo. Ma grande Claudio, un grande giocatore futuribile, un giocatore molto forte. Claudio Cattaneo è andato a Motta di Livenza in A2, mi ha chiamato, mi ha detto: presidente, io ti voglio bene, a Pineto mi sono trovato benissimo, ma capisci, per un ragazzo di 23-24 anni andare a giocare in A2 è un'altra cosa.
Tim Held lo volevo tenere anche come martello, esatto, a tutti i costi, è andato a giocare in A2 sotto casa a Reggio Emilia. Come si fa? Bisognava legarli per trattenerli. Io avrei fatto saltare. Tu avresti potuto dire andrai in A2 con noi, punto e basta. E poi noi. Lo so, però questi ragazzi. Anche oltre a A2, quindi. Vabbè, chiudiamo questa parentesi. A questa età. Vabbè, tu non mi dici il nome, ti dico un'altra cattiveria fra un po'. Allora. Senti, il. Pierpaolo Partegno, l'ho detto prima. Pierpaolo, insomma, è andato in A1, cioè un ragazzo di 26 altro anni. Ti capita di andare in A1, è chiaro che è Pineto, bene che gli vuole, ma va in A1, insomma. Il problema è che abbiamo fatto troppo una bella squadra, abbiamo esatto, questi ragazzi e adesso esatto, ci hanno dato il ben servito. Esatto, proprio così. Senti Guido, parliamo d'altro. Tu hai più volte lamentato il problema del pubblico. La riapertura, anche se è legata a questo momento, speriamo che possa soltanto migliorare fra 2 o 3 mesi, è incoraggiante, nel senso che vi dà più stimoli, anche perché adesso al di là dell'aspetto economico che insomma è importante fino a un certo punto, ma soprattutto perché c'è il calore di un pubblico che è stato sempre molto vicino alla grande tradizione di Pineto che è ultra trentennale. Quanto è importante? Sì, lo dici sempre. È fondamentale, perché quest'anno mi sono ritrovato con le partite, l'ho detto più volte, mi sono ritrovato a vedere la partita dentro al palazzetto, io con i miei soci, sembrava un giocattolo che ci eravamo fatti per noi, per andare sì, a vedere la domenica, che non sapevamo dove andare la domenica pomeriggio, andiamoci a vedere il nostro giocattolo, quindi è stata una cosa molto triste, molto triste. Poi lo sport senza pubblico non lo sto qua a raccontare io cosa significa. Io mi auguro che si ripartirà con il pubblico, anche perché io non so poi quante società riusciranno a sostenere anche quest'anno questa ristrettezza economica per via della mancanza di pubblico, che poi la mancanza di pubblico significa anche mancanza di sponsorizzazione all'interno del palazzetto, perché io quando cerco una sponsorizzazione o mando i miei uomini a chiedere una sponsorizzazione è perché il palazzetto deve essere pieno. Se lo sponsor me lo guardo io da solo la domenica, lo sponsor mi dice ma io che ti faccio? Quindi è fondamentale per sia a livello economico e sia a livello sportivo, perché è inaccettabile giocare, ma io capisco anche la situazione pandemica, quindi l'emergenza sanitaria la capisco benissimo. Mi auguro che sia acqua passata e che si possa tornare a vedere il Pala Santa Maria pieno, perché è una botta d'occhio incredibile, una botta d'occhio incredibile. Sto per lasciarti perché ti ho fatto una promessa, io le promesse le mantengo, non sono come te, ma comunque una te la devo strappare, visto che hai parlato di sponsor al palazzetto, sei anche tu lo sponsor della nostra trasmissione, ce la confermi adesso in diretta perché siamo in modo tale che registriamo la puntata, va bene? Quindi Sergio, per il prossimo anno, giusto? Questo è un agguato, Presidente. Certo, e tu non mi hai detto giocatore. Io non sono capitato in una trasmissione sportiva, sono capitato in un agguato. Tu non mi vuoi dire giocatore, l'altra banda e io mi sto vendicando. Dai, scherzi a parte. Posso dire due cose relative al nuovo Hub Pineto, alla nuova società, sì, al nuovo anno, ai nuovi atleti. Io conosco bene Bertoli Franco, il padre di Matteo. E quindi la prima cosa che appena ho saputo che Matteo tornava in Abruzzo, gliel'ho chiesto e mi ha confermato che è molto felice e motivato, perché lui ha anche dei rapporti personali che lo legano alla nostra terra, parlo di Matteo, e quindi ha colto volentieri questa opportunità. È un bravissimo ragazzo, una persona molto seria, per cui secondo me Guido hai fatto un ottimo acquisto. E l'altra cosa che ti dico, ho parlato con i genitori di Montanaro, ecco lì spero che il tuo allenatore lo sappia valorizzare, quello è un 99 di 2,02 metri, potrebbe essere il nostro miglior centrale a livello regionale, quindi un fiorfiore dell'Abruzzo, però devi riuscire a farlo valorizzare dal tuo allenatore, farcelo lavorare molto, perché le potenzialità ci sono tutte. Bene Guido, l'ultima risposta accolgo i suggerimenti. Prima che tu vada via Guido, restano le ambizioni per salire in Serie A2?
Mi confermi? Assolutamente sì. Cioè, noi quest'anno abbiamo ricostruito il roster. Vabbè, Matteo Bertoli, insomma, potevamo fare a meno, sinceramente, di prenderlo se non volevamo costruire una squadra che puntasse in alto. Poi, come ho detto sempre, vincere non è mai facile, vincere è molto difficile, però la volontà della società, la volontà della dirigenza è quella di provarci, sicuramente. E riteniamo di aver allestito un roster che possa competere e possa portarci a questo traguardo. Bene. Questo traguardo che potrebbe non essere l'ultimo, l'obiettivo finale è un altro? Ce lo puoi dire? Sarebbe bellissimo per la Busseria. Vabbè, dai, Fabio sta aspettando. L'Ortona ci ha provato un anno, era arrivato anche al primo posto. Adesso, e io so che l'Ortona ha buone ambizioni anche in prospettiva futura per questa novità che sta per arrivare. Quindi dovete essere al passo anche a Pineto, giusto? Ci proviamo. Io lo so che nella tua testolina ci stanno questi bei pensieri. Grazie Guido Abbondanza, ti lascio libero perché devi andare, grazie di tutto. Abbiamo naturalmente anche molto scherzato, ci fa piacere. Scherzato fino a un certo punto, perché le altre cose l'ho detto sul serio. Va bene, grazie. Grazie a voi, è stato un piacere. Questo... Un grosso saluto al presidente Di Camillo, un abbraccio forte. Ciao, un abbraccio a Sergio e alla prossima. Grazie Guido, grazie per quello che stai facendo davvero. Abbiamo parlato tanto bene l'Ortona, dobbiamo parlare molto bene del Pineto, società serissima, per quello, per il contributo che stai dando alla pallavolo abruzzese da tanti anni, davvero. E approfitto anche per salutare tutto il tuo staff dirigenziale, uno per uno, a partire da tuo fratello Graziano e poi tutto il resto, Marcacci, eccetera, eccetera. Ne sono tantissimi. Grazie a Guido che possiamo liberare. Adesso grazie, buona serata. Giriamo a Ciao. Te un attimo. Fabio, però prima voglio dire quelli che sono i due turni che aspettano l'Altino in grafica. Vediamoli insieme dalla regia, perché finale gara 1 è in programma sabato 19 giugno del 2021 alle 20:30 sul campo virgiliano del Volta Mantovana contro Altino Tenaglia. Squadra tosta, difficile, come mi ha detto il presidente Aniello Papa, però insomma conosciamo la forza e il potenziale anche delle nostre bravissime ragazze che giocheranno la gara 2, cioè l'altra finale, gara di ritorno, domenica 27 giugno. Sappiamo che queste date sono state differite di una settimana, appunto Altino Tenaglia, Volta Mantovana alle 18:30, naturalmente nell'impianto di Valle Anzuca di Francavilla al Mare. Bene, naturalmente io e te ci saremo, Fabio. E certo. Così come adesso vediamo altre immagini di Montesilvano Campobasso, perché fra un po' apparirai tu con la premiazione finale a questa squadra molisana. Perché questa aggregazione Abruzzo-Molise, Fabio? Questa è una merita forse qualche riflessione al riguardo, e cioè soprattutto al maschile. I numeri nostri non ci consentirebbero di fare campionati numericamente significativi, proprio, cioè rischieremmo anche di non raggiungere il numero minimo previsto dai regolamenti federali. Per cui, anche se, io questo lo dico sempre alle nostre società, anche se chiaramente andare a fare delle trasferte in Molise, soprattutto Isernia, Campobasso un po' di meno, Agnone una volta, no? Cioè, crea sicuramente un disagio. Però numericamente parlando, l'idea di avere tre o quattro squadre al maschile e anche al femminile, ne sono un po' di meno, cioè, aiuta anche lì la qualità del nostro movimento, la qualità dei nostri campionati. Non a caso, direi, non a caso quest'anno in C maschile il CUS Molise, che aveva fatto un'ottima squadra, ha vinto il nostro campionato. Ecco, stiamo vedendo le immagini che andremo a vedere fino in fondo quando ci sarà appunto la premiazione, però facciamo così, intanto il dato positivo di cui ti volevo parlare è un incontro recente che c'è stato tra il tuo amico Matteo Di Gregorio, che ricordo è presidente del Comitato Territoriale di Sud-Est, è stato un incontro quasi occasionale con un assessore importante come quello di Chieti, perché è stato chiamato in causa a proposito dei disagi, delle difficoltà, dei problemi delle palestre scolastiche della città di Chieti, e non solo, non soltanto con Chieti il problema
che ha sviscerato apertamente, in maniera sempre molto corretta e dirigente, l'avvocato Di Gregorio. Si sono incontrati con qualche promessa di incontrarsi di nuovo e sedersi al tavolino per vedere un po' la prospettiva per il prossimo anno. È un piccolo segnale, perché è chiaro che bisogna partire con molto anticipo. Fabio, speriamo che si vada oltre, perché le istituzioni devono assolutamente collaborare, se no non si va da nessuna parte. Sergio, è un tema, questo viene distrutto. È un tema decisamente importante, direi forse il più importante per quanto riguarda il movimento della Federazione Italiana Pallavolo. Sì. Io veramente quello che auspico, ma l'ho detto recentemente anche al neo presidente Manfredi, è che su queste vicende deve intervenire un livello alto della politica. Cioè, noi non è possibile che per ottenere l'utilizzo di un impianto, di una palestra, dobbiamo passare attraverso 4, 5, 6 livelli autorizzativi. Bisogna che ci sia un intervento legislativo che disciplini l'utilizzo degli impianti sportivi e negli orari ovviamente extracurriculari, perché non è che possiamo andare a fare concorrenza all'attività scolastica in orario curriculare, ma nel momento in cui gli impianti non sono occupati dagli studenti devono essere a disposizione in maniera chiara, rispondendo a criteri direi semplici, chiari, a disposizione di chi rispettando le regole, pagando i canoni, quello che è previsto, ma possa poter contare sull'utilizzo di questi impianti, perché senza impianti ovviamente l'attività sportiva non si può fare. Bene, quindi non può essere questo chiaramente un lavoro fatto per quest'anno, non può essere fatto un lavoro anche per il prossimo, ma noi abbiamo un orizzonte temporale di 4 anni in cui, con la complicità, direi, con l'ausilio del CONI e dei vari ministeri competenti, noi dovremmo riuscire finalmente a risolvere, a snellire questa pratica, e rompendo anche un po' quello che sono le difficoltà che normalmente la burocrazia pone all'attività delle nostre società. Se hai fatto caso, sì. Stiamo vedendo la premiazione. Noi sono insieme al nuovo presidente del Molise, Gennaro Niro, che è anche presidente del CUS Molise, quindi ha vinto. Certo. Sì, molto felice di questo Molise risultato. Molise Campobasso, che festeggia la Serie B, però complimenti anche al Montesilvano, che ha disputato un'ottima stagione. Ecco, qui forse un po' inferiore alle attese, perché tu che parli tanto di roster, il roster che all'Istituto del Montesilvano era di buon livello, però probabilmente non hanno reso secondo le aspettative, anche se alla fine hanno perso solo 2 partite con il Campobasso, quindi non è che... Appunto. Allora, però... facciamo così, vediamoci un attimo il quadro, ecco, intanto finiamo a vedere queste immagini che sono molto belle, girate da Carlo Di Blasio. Chiudiamo in bellezza. Allora, vediamoci il quadro dei risultati dell'ultima giornata, appunto, del campionato di C maschile, fase della promozione. Ringrazio anche Lucio Patullo che ci ha istruito, perché era piuttosto complesso il tutto. Adesso parleremo naturalmente del campionato femminile. Al maschile è tutto chiuso, dunque, quinta e ultima giornata di questa fase. Montesilvano Campobasso 1-3, Sie Cortona Teate 0-3, riposato il Termoli. La classifica finale vede appunto al comando il CUS Molise Energy Campobasso con 24 punti, con la promozione in Serie B come scritto al lato. A 17 chiude il Montesilvano, 10 Termoli, 9 Teate, 0 punti la Sie Cortona. Veniamo invece al quadro adesso della femminile, poi vedremo il servizio e chiuderemo. Il quadro della femminile, girone B, perché girone A già concluso, quindi 14esima giornata, Junior Ortona a Campobasso 3-0, D'Annunziana Penne 3-0, Cepagatti Loco 3-0, gara però comunque giocata addirittura l'altro lunedì, quindi con largo anticipo. Cepagatti chiude al comando con 33 punti, D'Annunziana 29 punti, Junior Ortona 22, Loco 20, Chieti e Penne 8 punti, Campobasso 6. E adesso vediamo anche il quadro del prossimo turno, che ha a che fare con le semifinali, caro Fabio, che tu andrai a seguire e poi noi andremo alla finalissima. Semifinali previste per il 19 giugno, incrociate naturalmente, Montesilvano contro D'Annunziana e Cepagatti Nereto, da cui usciranno le due finaliste che si incontreranno per la promozione in B2 il giorno dopo, domenica 20 giugno, sul campo non si sa di chi naturalmente, ancora presto, alle ore 18, e noi seguiremo questo evento. Adesso vediamoci il servizio, ringrazio Attilio Natale.
realizzato per la parte tecnica da Carlo e Fabio Di Blasio proprio sulla vittoria del Cusco Molise Campobasso sul campo del Montesilvano per 3-1. Via. A fine campionato volevo un bilancio di questa annata. Sì, il Campobasso ha dimostrato dall'inizio del campionato tutta la sua esperienza ed è giusto che abbia finito prima in battuta. Si è visto anche nelle partite che contavano poco, gli avversari hanno concesso al massimo 14-15 punti. Noi paghiamo un po' il fatto che siamo una squadra giovane, spesso pecchiamo di saper stare in campo e di gestire la palla, quindi meritato il secondo posto e super meritato quello del Campobasso. Con questa vittoria avete sicuramente consacrato la bella stagione, la bella vittoria del campionato, soddisfatto dai suoi naturalmente. Vabbè, non potrebbe essere altrimenti, ovviamente i ragazzi sono stati eccezionali, e onore al Montesilvano che è una signora squadra, che è stato veramente un avversario tosto e meritevole, anche di un, se ci fosse un secondo posto lo avrebbe meritato, e lo ha dimostrato anche oggi che ha fatto un'onestissima partita nonostante già noi fossimo e onorato fino all'ultimo il campionato. Due belle squadre, purtroppo ne andava solo una. Fortunatamente insomma ci siamo riusciti noi, ma onore al Montesilvano. Fabio, in chiusura abbiamo due secondi per dire, anzi per dare un pronostico al femminile. Chi andrà in B2 secondo te tra Montesilvano, D'Annunziana, Cepagatti e Nereto? Chi vedi la favorita? Non lo so, perché essendo due gironi dipende molto dalle semifinali. Vediamo un po' se teoricamente ci sono Montesilvano e Cepagatti che hanno chiuso al primo posto. Però è difficile dire se esprimono poi in realtà le vere differenze rispetto a chi è arrivato secondo, no? C'è un incrocio, staremo a vedere. La prima semifinale ci sarà venerdì, Cepagatti Nereto, è stata anticipata. Ah, quindi c'è un anticipo, questo non lo sapevo, sì. Va bene. Mentre la seconda ci sarà sabato e poi comunque la finale è domenica. Bene, sarà interessante seguirlo. Sì. Noi ci saremo, grazie Fabio Di Camillo, presidente dell'Abruzzo, grazie di tutta la collaborazione, ringrazio Karim Finotti per la parte tecnica insieme con Maurizio Da Gui, appuntamento alla 19ª serata, mercoledì prossimo alle 21.30. Grazie e buonanotte. Arrivederci. Questo programma è stato offerto da Abba Luxury Estate.